Allora, io direi che anche se manca degli altri che sono di là, arriveranno, io direi che possiamo partire. Allora, innanzitutto volevo spiegare perché abbiamo intitolato questa serata con questo titolo un po' che può sembrare strano e abbiamo usato il benessere, ma volutamente per un fatto, perché con queste apparecchiature si riesce sempre a sapere la patologia prima che questa si evidenzi, per cui energeticamente parlando noi riusciamo a scoprire un problema prima che questo abbia creato di fatto la vera patologia, per cui in questo caso si può agire proprio ancora prima che ci sia la patologia e quindi agire sul benessere della persona. Questa è solo la spiegazione perché questo titolo, la quantistica e come avere un approccio quantistico al benessere e alla salute l'abbiamo lasciato per ultimo, proprio per questo motivo. Poi ci tenevo a ricordare chi è che veniva qua, che era abituato a vedere una persona che ormai era sempre qua, che era l'Alessandro, Alberto Lissi Alessandro, che con lui abbiamo condiviso tantissime cose, che è stato il nostro mentore un po' a tutti noi, di tutto ciò che era quantistico, che è morto a settembre. Per cui questo ci ha lasciato un vuoto, perché è abituato ad averlo tutte le sere che noi facevamo qualcosa, stasera manca e quindi penso che chi l'ha conosciuto stasera sentirà la sua mancanza e lui interveniva sempre o perché faceva lui la conferenza o perché comunque interveniva e comunque catturava l'attenzione di tutti, l'Alessandro. Per cui stasera l'idea è nata a me e dottor Fioravanti di parlare principalmente del Metatron e dello Sciro, ma nel contempo volevo fare una brevissima carrellata di cosa avremo noi, cosa abbiamo già e come lo utilizzeremo anche sopra. Per cui, trascurando il Metatron e lo Sciro, che lo vediamo dopo, avremo altre attrezzature quantistiche sopra. Allora, per chi non conosce cosa vuol dire cos'è un'attrezzatura quantistica, io cerco sempre di fare, quando lo spiego soprattutto ai medici, che sono persone che non sono avvezze a questo mondo e fanno fatica ad accettarlo perché sono abituati a un altro mondo che è completamente diverso, ma è complementare a questo, perché nella cellula, se noi andiamo a vedere che nella cellula, noi pensiamo che nella cellula ci sia solo la biochimica, ci siano i metalli, ci siano gli enzimi, ci siano i neuropeptidi, i peptidi, ci siano i batteri, perché anche i batteri o i virus possono infettare anche la cellula. In realtà ci dimentichiamo che nella cellula ci sono anche le frequenze, per cui tutto è biochimica, ma comunque la cellula ha un potenziale di membrana, perché le cellule hanno un potenziale di membrana, che è di meno nel paziente sano 80 millivolt, nel paziente malato questo potenziale scende, ma noi sappiamo che dovunque c'è un campo elettrico si genera un campo magnetico, per cui vuol dire che in queste cellule, tutte le cellule hanno una loro frequenza elettromagnetica, una frequenza di vibrazione. C'è la frequenza della cellula sana, la frequenza della cellula malata, per cui nel momento stesso che si è riusciti a catalogare tutte queste frequenze che corrispondono, per esempio, faccio un esempio, il fegato nella sua frequenza giusta è 100 Hz, la sua frequenza alterata in eccesso può essere 101, che corrisponde un'ipertrofia, per esempio, epatica, del tessuto epatico, 99, che corrisponde a qualcosa di non funzionante a livello epatico. Per cui dal momento che si è riusciti a catalogare di tutto la sua frequenza, è stato possibile trovare apparecchiature che, captando queste frequenze, riescono a paragonarle con un software
dirci che cosa c'è, perché se noi sappiamo che la frequenza dell'Alzheimer è una determinata numero di cifre di Hertz, noi quando come un ricevitore, una radio che capta un canale, la stessa cosa fanno queste macchine. Diciamo che le due macchine più evolute che noi abbiamo è il Metatron, di cui quello che abbiamo, facciamo vedere stasera, è la versione Hospital, e lo Shio, che sono le due macchine di top gamma su questo genere di cose. Però avremo a disposizione anche altre attrezzature che sono interessanti. Una di queste, che è l'audio test e la sonorostimolazione, faremo una conferenza il 19 di novembre e la farà il suo inventore, nonché produttore. E per esempio questa è un'apparecchiatura interessantissima, qua abbiamo un esponente naturopata che la sa usare benissimo, e anche questa lavora a livello quantistico, stimolando il cervello con delle frequenze, capta a sua volta le frequenze alterate. Funziona molto bene nelle patologie, diciamo negli stati d'animo, perché li evidenzia veramente con precisione, e poi la semplicità di utilizzo, che somministrando tra virgolette al paziente dei suoni, paziente, all'ospite dei suoni, si riesce a trattarlo e migliorare la sua condizione in un completo relax, perché viene trattato col suono. Dopodiché, per esempio, avremo il BioWell, che è un'attrezzatura anche questa particolarissima, perché fa l'aura della persona. Si riesce, facendo l'aura delle dita, un software in Russia a cui viene mandato il file di dati, nel giro di 60 secondi ci risponde, ci fa vedere com'è l'aura. Penso che tutti sappiate cos'è l'aura di un corpo umano, di un essere vivente, e quindi ci fa vedere com'è quest'aura. È interessante perché anche qua si può avere una diagnosi tra virgolette in base all'energia, per cui sono tutti sistemi energetici questi, per cui avremo un'indagine basata sull'energia in maniera semplicissima, perché anche questo si mette il dito dentro e ci fornisce queste indicazioni. Un'altra apparecchiatura sarà l'Energetic Score System, che anche questa è particolarissima, perché anche qua entriamo in un mondo un po' difficile da spiegare, per cui mi astengo da una spiegazione, perché bisognerebbe stare qua molto e ci vorrebbe tempo che dovremmo togliere alle altre cose. Però riesce a testare a un paziente 110.000 frequenze e riproporcele, però ce le ripropone e ci propone dei frattali olografici, che sono delle immagini anche molto particolari da vedere, che ci dicono quali sono le frequenze più risonanti per quella persona, per cui quello che quella persona sta vivendo in quel momento come un'alterazione di segnale. E queste immagini olografiche vengono mandate, inviate come un messaggio informazionale. Per cui anche questa è un'apparecchiatura particolarissima, e vi ho detto soltanto proprio la cosa essenziale per capirla, ma fa molto di più di quello che stiamo dicendo adesso, per cui però ci vorrebbe una serata solo per far vedere questa apparecchiatura, cosa che non è l'intento di questa sera. Un'altra apparecchiatura che avremo di là è un lettino che si chiama Quack Physis, che è la ionorisonanza ciclotronica. Anche questa è un'apparecchiatura quantistica di solo trattamento, perché non fa tra virgolette una diagnosi energetica, però ha dei risvolti anche questa apparecchiatura molto interessanti, perché va a lavorare sul potenziale di membrana e sul riequilibrio degli ioni magnesio, calcio, spostandoli dentro e fuori dalla membrana come più è necessario. Spiegare anche di questa, c'è tutto un video
ma non vorrei togliere tempo alle altre cose di stasera, per cui mi limiterei a farvi sapere queste poche nozioni. Un'altra cosa che per esempio c'è e che è un mondo, anche questo, sono i correttori di stato funzionale. Allora, queste non sono cose che avremo noi come centro esattamente, però siccome abbiamo qua un esponente, la nostra amica Olga, che tratta questi aggeggi, che sono queste, io le chiamo schedine, ma in realtà sono correttori di stato funzionale, e questi emettono frequenze. Spiegarvi come fa un aggeggio del genere a emettere frequenze, complicato e semplice allo stesso tempo. Comunque si attiva un campo magnetico su cui sono caricate delle frequenze che i russi hanno fatto, in particolar modo Koltsov, che è Sì. quello che le ha inventate, e dicono che quando ha inventato queste lui era quello che portava gli studi Sì, con la era Gurdjieff, l'ingegnere, sì. la navetta, Spaziale, e lui si era esaurito per fare questi, diciamo, studi per questa navetta spaziale russa, e si era inventato tutte queste schedine per trattarsi. Allora, ce ne sono tantissime, per cui solo imparare a usare tutte queste schedine per utilizzo personale meriterà una conferenza solo per spiegare queste, probabilmente, perché ce ne sono talmente tanti tipi che ormai io le conosco ormai da diversi anni, quando i tipi erano pochi, e quindi era facile dire prendo questa, me la metto in tasca Diciamo che è e. sempre abbastanza facile, che Però insomma adesso si ce ne sono sono. ampliati i campi di applicazione. Sì, ecco, queste, ognuna ha il suo campo di applicazione. Ce n'è una interessantissima che è la fortuna. E uno dirà, ma come mai la fortuna c'entra la fortuna? Cosa fa la fortuna in una cosa del genere? Ma in realtà anche la fortuna avrà le sue vibrazioni particolari, per cui nel momento stesso che noi abbiamo conosciuto le frequenze di vibrazioni di un ambito fortuito, diciamolo così, e la tecnologia è uguale per tutte, ci sono due piastre metalliche isolate da dei cubetti di gomma metallica caricate con delle Certo. frequenze, per cui queste due piastrine metalliche generano un piccolo campo elettromagnetico che diffonde le frequenze emesse in questi. Allora, Olga, che è lei, mi ha detto se potevamo far provare un po' di acqua con dei correttori. Per cui dopo, quando arriva mio fratello e gli altri che si sono persi di là a mangiare, vediamo se sarà possibile farvi provare, se sentite la diversità, perché questi possono caricare anche l'acqua. Allora, conferenze sull'acqua meriterebbe una serata. Solo l'acqua, però è possibile, ciao Natale, è possibile l'acqua, noi siamo fatti dal 70% d'acqua, ma siamo fatti dal 99% di molecole di acqua, per cui ne abbiamo tantissime, e l'acqua è quella che serve per trasmettere tutte le nostre informazioni da tutte le parti. Per cui quando noi diamo l'informazione alla nostra acqua, con qualsiasi sistema elettromagnetico, vuol dire che informiamo tutto il nostro corpo. E quindi informando tutto il nostro corpo, noi possiamo essere quello che noi cerchiamo di farci informare con questo, con lo scio, con il metatron, perché anche con tutte queste apparecchiature è possibile inviare le frequenze all'acqua. Ovviamente l'ideale non è dire l'acqua del rubinetto, l'ideale sarebbe avere un'acqua depurata, filtrata, con tutte tolte le frequenze, e quindi un'acqua che è possibile imprintare con delle frequenze nuove. D'altra parte la diatriba che c'è sempre stata sull'omeopatia è poi sempre stata questa, perché l'omeopatia nelle sue diluizioni
più alte, dove non c'è più niente di chimico, ma esiste solo il segnale elettromagnetico, sono quelle che funzionano meglio, che hanno più potenza. E quindi c'è tutto questo mondo, penso che probabilmente dedicheremo una conferenza solo alle piastrine, io però le ho anche fatte, per cui fatte e sempre regalate, per cui è stato un mondo di regali che ho fatto per Obi, ne ho fatte anch'io una cinquantina diverse, quelle che uso di più, per esempio questa è la 2021, e tecnologicamente sono un po' diverse, ma dall'altra parte io sono un medico, per cui non posso avere le pretese di concorrere con quelli che hanno fatto queste cose. No, funzionano ugualmente. Come? Funzionano ugualmente, sì. Sì. Però le mie sono fatte con un intento hobbistico, non con un intento di... Io le uso, funzionano, schermano anche il telefono, per cui schermano benissimo il telefono, e quindi tenendosi in tasca queste cose, non fosse altro perché schermano il telefono, e poi tutti qua sfido a sapere se tutti sanno perché il telefono ci dà problemi, non è per le emissioni delle radiazioni, sono i raggi gamma che vengono emessi dalle batterie al litio, che quando attivato il telefono questi raggi gamma sono come dei siluri che ci penetrano dentro da tutte le parti, e quindi sono loro il vero pericolo, tant'è vero che noi tenendo il telefono in questa posizione normalmente è più colpita la parotide che il nervo acustico o l'orecchio. Per cui c'è tutto questo mondo quantistico che è sopra, quando apriremo il centro benessere sopra, sarà probabilmente, spero, a disposizione di chi verrà. E ecco, mi manca ancora dire che quella figura dell'Alessandro Bertolissi con cui avevamo fatto tanti progetti, e quindi io ero abituato a pensare che ci sarebbe stato, non ci sarà, però qua abbiamo altre persone che ci saranno. E quindi speriamo che tutto funzioni a dovere. Però l'intento stasera è far vedere perlomeno l'ABC di due apparecchiature, perché anche di queste ci vorrebbe un sacco di tempo per farle vedere bene. Però l'intento era di dare a tutti una carrellata molto semplice su queste cose. Io ho fatto un piccolo video domenica. Una mia amica aveva mal di schiena, per cui gli ho detto, vieni, vediamo, visto che hai mal di schiena, se con Metatron ti trovo qualcosa, ti filmo, tanto non si vede il tuo nome, non si vede niente, non si vede la faccia, e ti usiamo. E infatti lei aveva mal di schiena, adesso si vedrà che è uscito un problema proprio alla schiena, per cui è stata trattata, perché il Metatron può fare anche trattamenti come lo Scio. Lo Scio è una macchina più da riequilibrio energetico, correggimi se sbaglio Bruno, che il Metatron, per cui personalmente io lo uso proprio principalmente per quello, mentre il Metatron lo uso principalmente per diagnosi, non per, sì, anche un po' per trattamento, ma non come lo Scio che tu presenterai. Io adesso vi faccio vedere il video che ho fatto, così per cui questa apparecchiatura come funziona? Questa apparecchiatura ha un database di 6.000 tavole anatomiche, su cui, su queste tavole anatomiche, l'apparecchiatura va a posizionare dei pallini colorati che ci permettono di capire qual è l'area del corpo che è interessata da una qualsiasi problematica. Per cui ha in memoria le frequenze di tutti i virus, dei batteri, dei parassiti, degli elminti, non ha in memoria la frequenza del Covid-19, però ha in memoria la frequenza del ceppo del coronavirus, per cui il ceppo del coronavirus è assolutamente presente, non il corona, il Covid-19, che è un ceppo a parte.
usa due cuffie che vengono messe sulle tempie. Queste due cuffie messe sulle tempie raccolgono le frequenze, le paragonano con il software e ci fanno vedere quelle zone, come vi ho detto prima, che sono interessate dai processi. Adesso, mentre va, ve lo spiego. Poi qua abbiamo anche l'operatore olistico Pompeo, che lo sa usare benissimo anche lui, e quindi siamo qua in tre persone che sappiamo tutte e tre usare benissimo il Metatron. E io mi stupisco sempre come mai tanta gente, sapendo di una, o magari non sapendolo, però anche chi lo sa, non lo apprezza come dovrebbe essere apprezzata questa apparecchiatura, perché in realtà ci può dire tantissime cose. E, per esempio, un campo dove, ecco, qui adesso purtroppo si vede male, perché non ho capito perché, se il proiettore o se, perché sul computer si vede molto meglio, ma è stato fermo tutto da un anno e mezzo, per cui questa scansione che vado a fare è una scansione con la medicina tradizionale cinese, per cui ci fa vedere il chakra, i punti di agopuntura, l'auricoloterapia, i punti sui piedi, e i punti sull'iride, anche qua, per cui ci fa vedere anche questi. E la uso spessissimo, ecco, qua sta facendo vedere il chakra. Ecco, giusto per farvi capire come funziona l'apparecchiatura, vedete che ci sono quei pallini di là, 1, 2, 3, 4, 5, sui colori dell'arancio-rosso, che quelli identificano una parte infiammatoria. Più si va dall'1, ecco, più si va dall'1 al 6, l'1 è un punto senza energia, il 6 è un punto dove l'infiammazione è massima. Quelli sotto invece, quelli lì, dall'1 al 6, vedete che hanno colori e forme un po' diverse, quelli sono stati già dove la patologia infiammatoria si è già trasformata in una patologia vera e propria, degenerativa. Per cui noi usiamo sempre quei pallini lì per avere subito un'idea di dove, cosa andare a cercare dopo, perché dopo ci consente di andare a vedere un sacco di cose. C'è un grafico, poi anche là, che ci fa vedere l'invio dello stimolo e la ricezione della risposta. Pompeo, poi magari tu lo spieghi bene, che tanto tu lo sai benissimo quello lì. E questo, per esempio, sono i punti in su. Naturalmente, se noi andiamo a aprire poi uno di quei punti lì, ci dice il mondo ogni uno di quei punti lì. Noi possiamo andare ad aprire qualsiasi di quei punti e sapere cosa c'è in quel punto e sapere tutto su quel punto. Adesso questa scansione che io ho fatta la faccio sempre all'inizio, perché cerco di andare a usare una funzione che si chiama metaterapia, che dovrebbe essere questa qua, che serve per fare delle correzioni di queste zone alterate, per esempio in questo caso il chakra. Se vedete, cambiano di colore, per cui stiamo cercando di portarli più su un colore giallo-arancione, che è il colore ottimale, cioè la sua. Vuol dire che il giallo, per esempio, corrisponde al benessere di quello che noi andiamo a cercare. Per cui i chakra, che sono molto importanti in un'indagine energetica, vado a correggerli, perché mi permette poi di fare un'indagine vera e propria più corretta. Per cui perdo sempre 10 minuti per fare questo passaggio. Adesso invece andremo a fare l'indagine su tutto il corpo. Allora, la macchina permette di fare tre tipi di indagine: l'express, che è quella che io ho fatto per non tediarvi, per cui ho fatto un'indagine veloce, ecco qua la sta facendo, questo è il corpo,
E poi c'è l'indagine normale che dove la macchina trova un problema già si ferma e va a vedere, perché dopo potrete vedere, si può andare dentro nelle cellule, negli organelli delle cellule, si può andare a vedere il mitocondrio. Il mitocondrio spessissimo non funziona, per cui è possibile andare a vedere se il mitocondrio funziona, non funziona, i globuli rossi se trasportano l'emoglobina, non la trasportano. Ecco, adesso qua sta facendo i muscoli. Questo è lo scheletro. Naturalmente questa è la prima schermata, perché ci deve dire dove troviamo. Adesso qua vedrete che saltano fuori qua dietro, vedete quel pallino là marrone, quadrato? Vuol dire che lì c'è un'alterazione, per cui è un processo che è già in questa zona qua, un processo infiammato in quella zona lì. Eccolo, lo vedete lì? Si vede un po' male, non so perché si vede male, non l'abbiamo capito. Devi cambiare la lampada del proiettore forse. Come? Magari cambiare la lampada del proiettore. Guarda, l'anno scorso funzionava, oggi l'abbiamo attaccato e non funziona, è un anno e mezzo. No, dall'anno scorso di questi tempi che c'era, abbiamo fatto una serata con l'astrologo, il 18 di ottobre. Questo è il sistema linfatico, per esempio, con quella là che è la milza. Queste sono tavole anatomiche, per cui non è il corpo di quella persona, è una tavola anatomica su cui vengono posizionati questi pallini. Ogni pallino è una zona dove la macchina ha captato una frequenza e ha fatto un'indagine in quella zona. Questo è il sistema circolatorio. Questo è il sistema nervoso. Ecco, mi sembra che anche qua troveremo una radice nervosa qua della colonna. Eccola lì. Vedete lì? C'è una radice nervosa compressa da un disco intervertebrale che ha schiacciato probabilmente l'emergenza nervosa. Infatti la persona a cui ho fatto il test aveva mal di schiena, era due giorni che aveva mal di schiena. Si potrebbe spiegare anche un pochettino cos'è questa roba qua, magari Pompeo, se tu vuoi dire due cose però semplicissime e velocissime su quella cosa lì. Sì, ok, va bene. Adesso stiamo vedendo la sezione del miocardio tagliata in due, dove dovremo valutare le quattro valvole tra la tricuspide, la mitrale, la polmonare e la aortica. Tutto quello che vediamo da un punto di vista geometrico dovremo prendere in considerazione nei minimi dettagli. Perché? Perché un'alterazione dei meccanismi di non funzionamento significa che se noi stiamo valutando l'esofago o l'apparato digestivo,
e in quel momento noi beviamo del caffè, andremo ad alterare la mucosa gastrica. La macchina cosa segnala? Segnala che se entriamo nella mucosa gastrica, la macchina mi dà gastrite ed ulcera. In realtà non è come viene definito, dobbiamo guardare lo spettro. Ecco, lo spettro cominciamo a entrare nei minimi dettagli dello stato infiammatorio vero. Cioè, che possiamo... Però è troppo complicato, Io adesso vi faccio dire due cose, ma non andrei a... Fagliela scusare, che sennò è un... troppo complicato. Allora, niente, lo spettro... Beh, io volevo fare... è uguale e preciso alla risonanza magnetica. La risonanza magnetica, il radiologo, prima di fare un'analisi del campo elettromagnetico, mette una bobina, dove la bobina è dall'1,8 a 8,2. Quello spettro è uguale, dall'1,8 a 8,2. Hertz, esatto. Parliamo sempre di Hertz. La prima parte, però mi devi, se non vengo io, così segniamo preciso, così capisco. Sì, ma no, è solo per far capire che... Ecco, niente, allora noi emettiamo 4 milioni di impulsi al secondo tramite il nuovo trasmettitore. Quelli due, esattamente il grafico, cosa coincide? Coincide che il nuovo trasmettitore non è in grado di autoripararsi e di autorigenerare l'organo in cui prendiamo l'esame. Quindi una grande problematica, troveremo esattamente i due linee non in comunicazione. Cioè vuol dire che non sono in grado di riparare. Quando sono tanto distanziato. Quando sono tanto distanziato potremmo trovare anche un adenoma. Un adesso è troppo complicato compiere, lasciamo lì perché è troppo complicato. Cioè, è la macchina sofisticata. No, cioè, però c'è un'interpretazione che si può fare anche valutando questa cosa qua, ma diventa molto difficile poterla spiegare. Quindi io la tralascio sempre dalle spiegazioni, ma siccome prima ne abbiamo parlato due minuti, ho detto proviamo a dirla, però per chi è profano e diventa veramente complicato capire questa parte qua. Comunque adesso lui la macchina sta passando tutti gli occhi, adesso sta passando gli occhi. Naturalmente poi questa immagine qua, siccome questa apparecchiatura è tridimensionale, è possibile poi spostarsi dove si vuole, andare dentro dove si vuole, interrogare la macchina dove si vuole. Adesso vediamo se si può scorrere anche un po' avanti, tanto... Il test quanto dura? Che durata ha il test? Allora, adesso questo è l'Express che io personalmente non uso mai, non so se tu lo usi l'Express. Io mai, uso sempre il normale. Un'indagine col normale ci vanno 20-25 minuti in base a quanto la macchina trova. Poi dopo c'è un mondo, dopo si apre il mondo, si apre tutti gli scenari immaginabili possibili. Per cui però il test è vero e proprio, l'Express è questo tempo qua, per cui sarà 10 minuti. Però non testa tutto con l'Express. Con l'Express bisogna andare poi a cercare tante cose, si possono andare a cercare manualmente, per il resto è finita la ricerca. Per cui la macchina ci ripropone le zone che sono più alterate. Per cui adesso noi, aprendo una di quelle zone che la macchina ci dice, adesso vado a cercare subito il problema che questa paziente aveva alla schiena. Per cui vado a cercare questo quadratino lì, lo apro e vado dentro nel tessuto che corrisponde a quel quadratino lì. Il tessuto che corrisponde a quel quadratino lì è il disco intervertebrale tra una vertebra e l'altra. Adesso entriamo, questo è il tessuto del disco intervertebrale, la sezione istologica, ci fa vedere che è tutto alterato perché sono tutti pallini, quadratini marroni.
A questo punto noi possiamo interrogare la macchina e chiedergli cosa c'è. E per cui qua ci dice osteocondrosi intervertebrale. Ci dà anche un numerino lì, adesso si vede male purtroppo, un numerino lì che ci sta a indicare di quanto questa diagnosi sia corretta. Cioè noi possiamo sapere se la risonanza di questa diagnosi è corretta, non è corretta, non ha un indice di correzione esatto, in questo caso è 0,017, per cui siamo certi che è corretta, perlomeno dal punto di vista energetico, siamo sempre a parlare di questo, che nel 90% dei casi corrisponde con una diagnosi fatta con altri sistemi. E in questo caso qua ci dà la diagnosi, noi sappiamo cos'è, la macchina ci permette anche di dire posso trattarla, perché ha diversi tipi di trattamento, per cui un trattamento che è di default della macchina, che viene chiamata metaterapia, che dà la frequenza corretta della zona dove noi siamo, per cui noi adesso siamo nel disco intervertebrale, il disco intervertebrale ha una sua frequenza e la macchina invia con questi sensori la frequenza corretta del disco intervertebrale. Se noi siamo recettivi, per cui il nostro disco intervertebrale si è solo sbandato un pochettino e noi siamo riusciti a dargli l'input per correggerlo, lui si corregge. Se invece questo non è, c'è bisogno di più trattamenti per correggerlo. Per cui noi gli diamo la frequenza, gli mandiamo la frequenza corretta in questo caso. Adesso io ho cercato solo di fare degli esempi per non tediare, per cui adesso ce ne sono altri due, poi non... Naturalmente si può fare la ricerca dei batteri, dei virus, dei parassiti, di tutto questo, perché tutti i batteri, i virus hanno tutte le loro frequenze, il Covid-19 ha la sua frequenza. Nel 2020, quando è scoppiato poi l'infezione del Covid-19, nelle vacanze natalizie io ho un'altra apparecchiatura che si chiama Spocky e ha un software che viene aggiornato ogni 2 mesi e nell'aggiornamento che c'era nelle vacanze natalizie è saltato fuori Covid-19 e io mi ricordo che ho detto cos'è questo Covid-19 e poi a metà gennaio è saltato fuori che il Covid-19 era questa infezione virale che spopolava Wuhan e a volte io lo ricordo perché poi il 30 o il 31 gennaio abbiamo fatto una conferenza sul coronavirus col dottor Borrè e io in quell'occasione, mentre lui è stato abbastanza, non dico ottimista, però in quel periodo si tendeva ancora a minimizzare un pochettino quello che era questa infezione, e diceva, ma senti, si hanno già trovato la frequenza di trattamento e di diagnosi del Covid-19. Primo vuol dire che questo Covid esisteva già da lungo tempo. Secondo, se l'hanno fatta e trovata, vuol dire che probabilmente è anche pericolosa. Cioè, e quindi... Ecco qua, si entra sempre nel tessuto più profondo. Adesso lì stavo probabilmente cercando se trovavo in giro un mitocondrio per aprire un mitocondrio. Poi probabilmente non l'ho trovato e quindi mi sono anche spostato, adesso non mi ricordo cosa che ho fatto. Ah, ecco, sono entrato in un capillare. Quello là, vedete, è un capillare che ho trovato lì. Entrando nel capillare, perché adesso questo video l'ho fatto più per far vedere che per stare veramente a utilizzarlo come diagnosi o come altre cose. Per cui è stato un video fatto per al volo per dare una spiegazione rapida, perché non volevo tediare nessuno, perché quando si fa un'indagine metato, ecco qua per esempio, questi sono i globuli rossi e ho fatto adesso vedere come si può entrare in un globulo rosso
sempre virtualmente, perché noi entriamo in tavole anatomiche. Ritestiamo il globulo rosso lì. Questo è il gruppo dell'emoglobina. E questo sono le molecole tutte lì, e noi possiamo vedere anche tutti i legami molecolari come sono. Tante volte quando l'emoglobina non funziona bene, perché ci sono i legami molecolari che sono poco attivi, per cui possiamo anche andare a vedere. Adesso non so cosa avrei fatto vedere d'altro. Come? Possono fare tutti i test, anche con le pacemaker, eccetera. Allora, teoricamente sì, praticamente col portatore di pacemaker conviene prenderlo con le pinze, anche se questo non invia un vero e proprio segnale, ha un feedback, per cui più che altro funziona il ricevimento, per cui basta non trattare questo paziente. Cioè, per cui chiaramente chi è che portatore di pacemaker, è inutile che io vado a mandargli le frequenze dentro, anche se sono frequenze. Ecco, per esempio in questo caso qua stiamo trattando il sistema nervoso con la frequenza di questa pianta che è un crocus. Per cui la fitoterapia, anziché noi darla per, come prodotto biochimico, glielo stiamo dando come frequenza elettromagnetica. Perché nella cellula abbiamo visto il professor Spaggiari, che è un po' il guru in Italia della medicina quantistica, quando ha fatto una serata qua, lui ha spiegato veramente molto bene, cosa che io non so fare, la coesistenza nella cellula della biochimica e della fisica. Cioè è quasi inscindibile la cellula senza biochimica e senza fisica. D'altra parte le comunicazioni nel nostro corpo, che avvengono con i peptidi, con i neuropeptidi, sono, o con gli enzimi. Gli enzimi sono comunicazioni che hanno bisogno di tanto tempo. I peptidi sono già comunicazioni più veloci, ma poi ci sono le comunicazioni con i biofotoni che sono ancora molto più veloci ancora, sono rapidissime, per poi non parlare di altre comunicazioni che instauriamo un discorso che magari lui conosce io, se c'ha voglia. Dice, se si sente di andare lì a fare una disquisizione di quel genere. Per cui noi possiamo trattare un po' con tutto. Questa adesso l'ho fatta vedere solo perché noi possiamo aprire anche l'intestino, possiamo guardargli dentro, possiamo guardargli fuori, possiamo guardargli da tutte le parti. Per cui possiamo andare avanti all'infinito. Io adesso non vorrei tediarvi oltre, cioè questo è l'intento, era solo far sapere che esiste, per esempio, questa apparecchiatura, che questa secondo me è il gold standard di tutte le apparecchiature. Esistono delle altre apparecchiature, di cui una il 19 di novembre faremo, e penso che sarà la persona giusta che ce la illustrerà, perché lui è l'ideatore di questa apparecchiatura che funziona con i suoni. È un'apparecchiatura, Stefania, io dico semplice, ma dico una castroneria perché non è semplice, perché ha tantissime cose, però forse di fronte alla gente è un approccio semplice, perché sembra un approccio che tu fai con i suoni, per cui è qualcosa che la gente non avverte come impegnativo, come può essere un approccio come questo, lo avverte come una cosa tranquilla, molto più tranquilla. Questo può incutere, a volte io ho visto pazienti che si allarmano a vedere questi puntini colorati, ma sono troppo colorati, ma sono troppo veramente devo dire che anch'io le prime volte che mi metteva un po' di... Va bene, io direi che per questo possiamo, gli ho dato una carrellata veloce e adesso lascerei la parola a lui, che vi fa vedere invece cos'è lo scio, altra apparecchiatura che secondo me è
Io lo scio l'adoro, ma perché ho un ricordo su di me che io sono stato operato un po' di anni fa e non riuscivo a riprendermi. A un certo punto mi ricordo che un giorno l'Alessandro, questo nostro amico che è morto, è venuto su e mi ha fatto un trattamento con lo scio e io sono stato meglio dopo quel trattamento. Allora devo dire che nei giorni dopo, perché io sono stato operato ai primi di luglio, una resezione intestinale della diverticolo, non c'avevo tumore, non c'avevo niente. Però avevo perso 10 kg, insomma, per cui ero sfinito. Ero tornato subito a lavorare perché avevo dei lavori da finire, per cui mi sono ritrovato che dal 20 luglio lavoravo e quindi mi sono esaurito del tutto. E ad agosto, visto che ero in ferie, passavo tutti i giorni a trattarmi 2 ore con sto scio, per cui mi sono talmente innamorato di questa apparecchiatura, di cui adesso lui vi dirà meraviglie, perché fa delle cose che hanno delle incredibili. E quindi vieni pronto. Tu hai qui il office? Sì, dovrebbe esserci. Questo che prendiamo questa. Se volete qualche opuscolo che vi interessa sapere qualcosa di questi correttori di stato funzionale, Longa ne ha portati su qualche cosa. Correttori di stato funzionale. Io ce l'ho sempre in tasca. Però bisogna spiegare che cos'è, no? Che cosa fa. In realtà ti supporta il tuo organismo. Sì, supporta il gruppo, ma i russi hanno fatto degli, ci sono degli operatori russi che proprio trattano come questi. Sì, no, ci sono medici riconosciuti dal Ministero della Sanità, ci sono anche degli accademici dentro. No, allora, poi... io dico che se dovessi scegliere, i tre che prenderete prima sono l'uno blu, che è l'antiparassitario, che fa un po' tutto. Ci sono diverse serie, ci sono per la salute, poi ci sono per il sistema osseo, scheletrico, poi ci sono quelli per l'anima, ci sono diverse, ma è un po' tutto lungo da spiegare. C'è una presentazione che può durare 8 ore. Sì, è tantissimo, è un mondo enorme. Però io dovessi scegliere, mi prenderei l'uno, che è questo qua, che fa un po' tutto, e il due, che è detox, che se veniva dal mio fratello, cioè, si sono persi di là. Sì, si spiace. Sì, e poi sono andati da un'altra parte, proprio andati. Ma si può fare poi, anche solo per divertirsi, perché... per provarli, per vederli. Sì, io mi darei la foto. Sì, c'è tutto, c'è per la memoria, c'è per il sonno che non dorme, c'è tutto. Ah sì, no, proprio l'ultima cosa. Hanno dei programmi dentro? No, sono praticamente, sono imprese varie frequenze, che sono frequenze di... cioè dipende dalla serie, dipende dalla base, no? Comunque dipende dall'argomento che si tratta, come antiparasitario, per esempio, sono impresse più di 60 tipologie di varie piante, forme vegetative, varie ricette ayurvediche, sono tantissime cose. E sono tutti, diciamo che c'è una informazione registrata dentro. Come se fosse un processore.
Sì. Ma non c'è un processo. Non c'è, sono praticamente caricate su delle, diciamo così, delle bande magnetiche. Sì. Per cui come se fossero il vecchio GPS, il vecchio cosa, dove sono caricate delle frequenze, questi hanno, anziché delle bande così, ferromagnetiche, dove sono implantate le frequenze, sì, che vengono poi emesse, e quindi hanno un raggio di emissione di 20-30 cm. Di meno, anche 10. Quindi devono essere vicine. Sì, non essere proprio attaccate al corpo. Ma prima di tutto, diciamo, la loro attività principale è informare l'acqua. Cioè, oltre che magari se tu hai posto. Sì, per esempio, il detox si usa di solito dopo le 4 per informare l'acqua delle tisane. Per cui per purificarci è proprio ideale farlo dopo le 4. Che è intubare il aiuta il fegato e la milza. Comunque io quella che adoro è la fortuna, per cui secondo me tutti dovrebbero farsi una schedina della fortuna. Sì. Perché la più, quella te la tieni sempre in tasca. Sì. Non sbagli mai. La fortuna cosa fare? Perché secondo me è difficile capire, no? Una persona che appunto non conosce la materia. Praticamente anche quelle vibrazioni che sono impresse per la salute, in realtà mandando questo segnale riequilibrano l'organo, cioè le cellule, ognuno con il suo, anche la fortuna, quello che è impresso dentro, le energie, sono anche loro a equilibrare il tuo, cioè praticamente tutto il tuo meccanismo bioenergetico, la tua aura. E con questo, quando tu sei positivo, attiri il positivo, cioè molto, è come due giorni qua. Sì, è la legge dell'attrazione, veramente funziona. Poi sembra, dicono, ah, ma magia, eccetera, eccetera. Allora bisogna ricordarsi, adesso il dottor Giovanni lo dirà, tutto nella vita vibra, ha una frequenza, per cui un software, quello dello Spocchi, ha 65.000 frequenze sul software, cioè la frequenza è tutto, cioè qualsiasi cosa ha una frequenza. Beh, lasciamo parlare lui, se no. Sì. Bene, grazie della bellissima presentazione del Metatron. Come diceva giustamente Alberto, ci sarebbe tanto da aggiungere, però è un discorso molto complesso e probabilmente potremmo fare delle serate dove, come dire, mettiamo la luce su alcuni aspetti che sono importanti per capire poi il processo in generale. Mi sentite anche lì in fondo? Bene, allora rinunciamo al microfono. Anch'io, come Alberto, sono grato e siamo qua grazie a questa persona che non è tra di noi. Siamo qua perché Alessandro Bertolissi, nella sua lunga e perigliosa vita, era un talent scout e quindi annusava dove c'erano notizie nuove, dove c'era innovazione. E quindi ha portato in Italia tantissime cose. Le due più importanti, secondo noi, sono lo scio e il Metatron. Allora io ho cominciato a lavorare con lo scio una ventina di anni fa e sono rimasto veramente colpito dall'efficienza di questa strumentazione. È una strumentazione che nasce, come tutte le innovazioni che conosciamo, dall'esperienza di vita di una persona. Questa persona, prima parlavamo del Metatron, quindi di Vladimir Nesterov, e qui parliamo del professor Bill Nelson. Una persona, un uomo dalla personalità molto complessa, che è stato un ingegnere della NASA, ha lavorato in uno dei tanti sottosistemi della NASA, in particolare, sembra, perché non è una cosa accertata e accettata da tutti, che facesse parte del team che gestiva l'Apollo 13. Sapete che l'Apollo 13 a un certo punto era intorno alla Luna e ha quasi finito la benzina e l'ossigeno, quindi non sapevano come farli tornare. Allora, Bill Nelson in quell'occasione, secondo quello che vi ha raccontato, è riuscito a fare i calcoli per far tornare la navicella sulla Terra in 5 ore anziché nei 3 giorni e mezzo che erano previsti. Quindi già ci dà un'idea della complessità di questo personaggio. Il primo software l'ha creato direttamente lui, perché ha dato l'idea a un team di informatici, ma questi non riuscivano a fare quello che lui voleva nei tempi in cui l'avrebbe voluto. Quindi da ingegnere aerospaziale si è trasformato in ingegnere informatico,
ha fatto il suo primo software e ha cominciato a diffonderlo negli Stati Uniti. Sapete che gli Stati Uniti nei confronti della medicina alternativa hanno delle grosse remore, per esempio, non so attualmente, ma fino a pochi anni fa l'omeopatia, per esempio, non era accettata come medicina. E lui ha fondato una ditta di omeopatici, chiaramente. È stato denunciato, condannato. Un personaggio veramente importante. Lo Shiro è un sistema molto complesso, per certi versi più complesso del metadron, perché il metadron ha un'interfaccia medica, prettamente medica, fisiologica e biochimica, e quindi ha una modalità di interpretazione. Invece lo Shiro nasce da una mente estremamente complessa, estremamente stratificata, e quindi non si è accontentato Bill Nelson di dargli una versione. Non è uno strumento che legge una cosa, è uno strumento che legge tantissime cose. Legge tutto. Legge sostanzialmente tutto. Pensate che io ho ancora lo Shiro precedente a quello dell'Alberto, e in questo programma sono presenti almeno 250 sottoprogrammi che rappresentano le varie modalità interattive del sistema. Sostanzialmente il sistema analizza, entra in contatto con la persona, con l'oggetto che vuole studiare. Io dico persona, ma può essere anche un animale, può essere anche una cosa inanimata, quindi prendete queste cose con le pinze. È un mondo particolare, quindi queste cose vanno conosciute per essere ben capite. Comunque si può fare anche questo, si può lavorare anche con situazioni. Interessante notare che sia Bill Nelson che Vladimir Nesterov erano due personalità connesse con l'apparato, con la ricerca spaziale, con tutto ciò di innovativo che ci deriva dall'esplorazione dello spazio. Quindi vi farò vedere questa sera una parte piccolissima delle potenzialità dello Shiro, quindi alcune modalità attraverso le quali lo Shiro ci permette di entrare in relazione con l'oggetto che vogliamo studiare, mettiamo il malato, il paziente, e di vedere questo paziente da tanti punti di vista. Se io ho questo oggetto e lo guardo solo da qua, ho una prospettiva di questo oggetto, ma se io lo guardo da tanti punti di vista, sopra, sotto, e entro dentro alla scala macroscopica, vado alla scala microscopica, avrò una quantità gigantesca di informazioni. Allora, non è tanto importante avere tante informazioni. Noi viviamo in una società che privilegia il power, no? L'iper, avere tante cose, avere le macchine grosse, avere tanti oggetti. Non è così importante. Noi dobbiamo avere le informazioni essenziali e soprattutto saperle interpretare, cioè leggerle, studiarle, confrontandole con un modello. Quando ho imparato a usare lo Shiro, grazie anche ad Alessandro, circa 20 anni fa, l'ho capita in un certo modo. E all'epoca sono rimasto, come ancora adesso ci lavoro, sono rimasto molto affascinato dalla possibilità che tutti dicevano nell'ambito della medicina naturale. Io sono 35 anni che lavoro in questo campo. Tutti ci riempivano la bocca con olismo, frattali, tutte le belle parole che ripetiamo ancora adesso. Però nella pratica non è che sapessimo fare chissà che cosa. Avevano appena capito perché funziona l'agopuntura in quegli anni, negli anni 70-80, 80 diciamo. Bill Nelson è stato talmente lungimirante che io ho capito, anche per mia lentezza, ho capito lo spirito, diciamo prima, di questo programma, di questo sistema, una decina di anni dopo, quando mi sono approcciato al tema neuroscientifico dell'ottimizzazione del nostro cervello. Quindi, nelle neuroscienze, che sono, diciamo così, lo stadio più avanzato della medicina attuale, il tema centrale delle neuroscienze è lo studio della relazione tra l'individuo e l'ambiente. La relazione uomo-ambiente è la nostra vita, il nostro stato di salute e così via. Per studiare la relazione uomo-ambiente dobbiamo avere dei modelli. Allora, Bill Nelson è stato lungimirante e ha costruito il suo sistema anche basato sullo studio, iniziando a studiare
la relazione uomo-ambiente, cosa che hanno fatto peraltro tutte le medicine tradizionali di cui ci occupiamo oggi, la medicina ayurvedica, la medicina cinese, tutte sono discipline che studiano la relazione uomo-ambiente. Certo, 8.000 anni fa, come hanno iniziato a fare i cinesi, non avevano le conoscenze attuali. I cinesi non avevano compreso a cosa servisse il cervello. Lo hanno chiamato organo straordinario perché in realtà non sapevano dargli una funzione. Però hanno capito tutte le funzioni dell'organismo e hanno spezzettato la funzione del cervello in 5 settori dedicati ai 5 organi viscerici. Naturalmente oggi siamo andati molto avanti. Quindi tornando a noi, come inizia la storia dello sci? Come inizia a lavorare questa macchina? Inizia a lavorare semplicemente con una forma di analisi. Adesso purtroppo non si vede tanto bene, però è una specie di questionario dove noi mettiamo le problematiche del paziente, quanti anni ha, se ha delle marche medentarie, quanto è il suo grado di stress, peso, altezza, quanto il medico pensa che abbia di chili in più. Questo è il primo livello, cioè il sistema comincia a conoscere la persona dal punto di vista anagrafico. Si mette in moto, compaiono varie schermate, dopodiché il sistema, come diceva prima il nostro amico Pompeo, che è un sistema trivettoriale perché lavora su 3 componenti energetiche, il sistema analizza quello che fino agli anni 60 viene chiamato il corpo elettrico, quindi la componente energetica del nostro organismo, che è stato per tantissimi anni definita essenzialmente a livello elettrico. A livello energetico possiamo chiamarlo corpo eterico, cioè quella parte del nostro essere che è gestita a livello dell'energia, quindi energia elettrica, energia magnetica, energia chimica, energia termica. Facendo questa analisi, il sistema scopre, per esempio, se la persona è soggetta e colpita da problematiche a livello geopatico. Non so se vi è nota la cosa, ma noi viviamo in un mondo e siamo sottoposti a tante energie ambientali. Allora, lì ci sono ancora dei pallini messi per terra di una conferenza che abbiamo fatto con l'amico di Marta, e quelli sono punti dove ci sono delle emissioni di raggi gamma, per cui se uno si mette su quei punti lì e fa delle prove kinesiologiche, su quei punti lì si inattiva tutto, perché sono delle emissioni, delle bombe di raggi gamma che escono. Dei raggi che vanno sul proprio pezzo. Quindi, Nicola Limardo, che è un amico che ha collaborato anche qua con il centro, e che è il conduttore della tecnologia per schermare le emissioni gamma del telefonino, è arrivato a capire e a manifestare a livello scientifico che la vera fonte, la più importante fonte della geografia, quindi della patologia, diciamo così, indotta dall'ambiente, è rappresentata dai raggi gamma. Nel tempo, i radiestesisti, i geobiologi hanno scoperto e denominato vari tipi di geopatie, che è sempre stato difficile anche schermare. Alcuni hanno proposto cristalli, altri hanno proposto metalli, eccetera. Adesso sappiamo che con una tecnologia molto avanzata siamo in grado di produrre, sono in grado di produrre delle scuoie di varie dimensioni che possiamo mettere soprattutto sotto il letto, in modo tale che i raggi gamma che provengono dalla Terra vengano deflessi e vengono, come dire, ridotti al minimo della loro potenza, non sono più dannosi. Il sistema all'inizio ci permette di comprendere queste cose. Quindi, anamnesi, raccolta dei dati. Secondo passo, il sistema analizza il corpo elettrico della persona, quindi costruisce un modello di come funziona quell'organismo. Una volta che ho capito come funziona quell'organismo, io devo sapere qual è il modo in cui quell'organismo si confronta con l'ambiente. Allora, che cosa ha fatto Bill Nelson? Ha raccolto i modelli frequenziali, come diceva prima Alberto, i pacchetti energetici, quindi
i pattern frequenziali di una quantità di cose, alimenti, farmaci omeopatici, farmaci chimici. 10.000 frequenze. Esatto, stati mentali, pollini, tutto quello che noi possiamo immaginare. Quindi non ha esaurito chiaramente tutto ciò che c'è nel nostro mondo, ma ha costruito, ha raccolto dati che ci permettono di avere un modello, una rappresentazione del mondo in cui noi viviamo. Quindi se posto la domanda, io so chi è quella persona, so come funziona energeticamente, adesso la confronto con il mondo, ma devo farlo qui, nello studio, con questo apparecchio. Quindi come ha risolto la situazione? Il sistema somministra al paziente, attraverso un contatto elettrico, somministra uno alla volta tutti questi pattern e di ciascuno misura la risposta. Quindi ricostruisce un archivio solo per quella persona, basato su tutti gli items che vengono messi in memoria, per cui qua abbiamo, vedete questi due items rossi, qui abbiamo l'elemento più reattivo, quello che dà più risposta in una persona. Scusa, ti dico una cosa. Sì. Avete presente un radar come funziona? Manda l'impulso, trova quello, c'è il ritorno, quello di là più lontano. Questo fa la stessa cosa, per cui quello più vicino, quello lì rosso, è quello più vicino, quello che maggiore. Quelli là sono quelli più lontani, per cui è come un radar, su tutte queste frequenze. Scusa, se no, è un fenomeno che avviene con la bioresonanza, quindi a seconda della nostra risonanza con quell'oggetto elettromagnetico, noi possiamo misurare la nostra capacità di risposta e questi dati, queste misure rimangono in memoria. Per cui questa persona, che è un bambino piccolo, un bambino di una decina di anni, ha in quel momento in cui è stato visitato una grande risonanza per questo item qua, non ci interessa quale sia, e man mano i 10.000 oggetti vengono messi sempre meglio risonanti. Esatto, quindi ci sono varie pagine in cui andiamo fino all'ultimo oggetto risonante. Questa non è ancora una diagnosi, è solo la ricostruzione fedele della relazione con l'ambiente di quel personaggio in quell'istante. Se lo facciamo un'ora dopo, chiaramente cambia. Non cambierà totalmente, ma cambia perché noi non siamo gli stessi adesso, quando ci siamo seduti qua e domani mattina. Cambiamo continuamente. A cosa serve questo? A creare appunto un modello, una fotografia dinamica di come quel personaggio, di come quel paziente interagisce con il mondo. A questo punto Bill Nelson ha detto, quando io ho costruito questo modello, posso esaminarlo come voglio, per recuperare dei dati e per costruirmi delle ulteriori informazioni, sostanzialmente per vedere dove ci sono i problemi di salute, di gestione del sistema. E quindi ha costruito una serie di programmi che vanno dall'agopuntura, alla tossicologia, all'NLP, all'osteopatia, alla craniopuntura, all'auricoloterapia. Praticamente tutto ciò che ci viene in mente è stato valutato da Bill Nelson. Quindi esistono, adesso ve li farò vedere solo in parte, una grande quantità di programmi che ci aiutano, da un lato, a vedere attraverso quella finestra cosa succede in quell'organismo. Dall'altro lato, ad avere tante informazioni che io metto insieme per costruire un modello sempre più raffinato e sempre più probabilistico di quella persona. Il termine probabilistico è molto importante perché noi non possiamo avere a livello energetico una sicurezza, una certezza, abbiamo una probabilità. Quindi ci interessano le informazioni che siano probabili oltre l'80%, se sono meno dell'80% andiamo molto a spanne e quindi ciò che leggiamo non è così affidabile. È chiaro che se io completo la mia diagnosi da tanti punti differenti di vista ho una definizione molto maggiore. Volevo dire due cose, una riguardante quello che diceva Alberto prima e un'altra riguardante questo tema qua. Molte volte quando noi facciamo delle terapie abbiamo delle risposte teoricamente importanti, nella pratica non così tanto soddisfacenti.
Perché? Perché noi abbiamo un problema, come diceva Roberto, abbiamo un problema del nostro cervello che per comunicare, per funzionare, devono avere un certo grado di, devono essere un mezzo che conduca, e questo mezzo che conduce è l'acqua. Noi, se avessimo il 70% di acqua nella composizione corporea, saremmo tutti contenti e non saremmo qua a parlare di salute, ma andremo a ballare, andremo a fare delle cose. In realtà la situazione è molto peggiore. Noi abbiamo, e qui li usiamo, dei sistemi che lavorano a livello metabolico, attraverso i quali possiamo misurare la composizione corporea. C'è anche qui dentro, però è più impreciso. Ma Bill Nelson non si è fatto mancare niente. Dai quali risulta che la nostra percentuale di acqua totale nel corpo, che dovrebbe essere almeno 50%, 50, 65, 70, molto spesso è 45, 40. Ieri mattina ho misurato 34. Ecco con un cactus. No, donna di grandi dimensioni, con tanto tessuto adiposo, tanta massa grassa, poca massa magra e difficoltà di scambi elettrolitici. Due cose ci vogliono per avere dei buoni risultati in qualunque terapia facciamo, perché qualunque terapia è comunque uno stimolo per l'organismo. Dobbiamo avere acqua e ci deve essere conducibilità, cioè ci deve essere una serie di molecole piccoline, che sono gli ioni, che portano in giro le cariche elettriche. Se queste ci mancano, noi facciamo le terapie più raffinate, più belle, tutto quanto, ma risultati pochi. Perché? Perché è inibita la comunicazione tra cellule, tra tessuti. Questa è una cosa di cui bisogna tenere presente. Tanto è vero che nella nostra storia, quando abbiamo iniziato a lavorare con lo scio, che all'epoca si chiamava Quixiai, abbiamo imparato a fare bere sempre al paziente un bicchiere d'acqua prima della seduta e un bicchiere d'acqua appena finita la seduta. Non modificare anche in realtà, però cominciare a dare un input del fatto che noi abbiamo bisogno di acqua. Se voi pensate a quanta acqua bevete in un giorno, difficilmente arriviamo a quella quantità di acqua che sarebbe necessaria avere a disposizione. Io stesso adesso ho sete perché ho bevuto un bicchiere di birra all'epoca. Ciao, che ti do un grappino. Ago di fuoco. Ok, quindi vedete, questa schermata è molto simpatica. Adesso chiaramente è un po' confusionale la cosa perché sono immagini statiche, però lavorando in questi step siamo arrivati a avere compreso, avere costruito il modello dell'interazione uomo-ambiente. Allora possiamo interrogare il sistema attraverso tutte queste possibilità. Adesso non so se si riesce a leggere, io leggo da qua. Come dicevo prima, abbiamo l'orotossicologia, abbiamo la omeopatia tradizionale, abbiamo l'agopuntura, abbiamo la colonna vertebrale, quindi la chiropratica, tutto quanto, l'esame del sangue, eccetera. L'aspetto emozionale connesso con la programmazione neurolinguistica. Qua ho aperto il programma di agopuntura, per esempio. Quindi che cosa fa il sistema? Analizza i meridiani e quindi di ogni meridiano dà l'indicazione è in stato infiammatorio, è normale o ecofunzionante. Altro tema molto importante. Qual è il concetto che unifica sostanzialmente tutte le forme di patologie che noi conosciamo, attuale nel nostro mondo, perché se andiamo in Africa troviamo altre cose. Nel nostro mondo il concetto più importante che dobbiamo affrontare è quello dell'infiammazione cronica di basso grado. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo dei sistemi organici, organi, cellule, tessuti, che sono in stato infiammatorio, però questa infiammazione viene tenuta bassa, come se noi accendessimo un fuoco, ma lo teniamo basso e poi ci vogliamo cuocere la pasta. Le persone pregano, io non sono l'energia. Però si crea un campo energetico tale che crea degli sconvolgimenti, crea tantissime cose. Bene,
questo Bill Nelson, che adesso è diventata Desiree Dubonnet per sfuggire, cioè bisognerebbe raccontare solo una serata, avere qua Alessandro Bertolissi che ci raccontasse la storia di questo. Ecco, una serata sarebbe stata bella solo farla per la storia di questo qua. E non mi ricordo più cosa sto dicendo. Ecco, allora c'è questo programma che si chiama Quantum Prayer e che anche questo ha diversi programmi, per cui però ci può dire se riscontra nel nostro essere delle energie negative, per cui c'è la sedina 21 che serve per tenere le energie negative lontane, per cui anche questa bisogna essere spesso in tasca, e ci dice guarda che tu hai le energie negative che ti girano attorno, per cui stai attento, ma c'è un programma che si può attivare, che uno può andare a scaricare delle preghiere. Io l'ho attivato, poi l'ho disattivato perché ho ricaricato un software, un aggiornamento del software, per cui tutte le preghiere che ero stato lì a scrivere e mettere si sono cancellate. Però uno può mettere, che ne so, il Padre Nostro, per dire la cosa che forse tutti noi conosciamo, e dire bene, adesso tu, questo Padre Nostro, fai in modo che ci siano 1000 persone che sono lì che fanno, ti pregano il Padre Nostro per te. Adesso non chiedetemi se funziona o non funziona, perché non so, non ve lo so dire. Comunque, siccome tutto il resto funziona, parto dal presupposto che anche questo funzionerà. Ed è come mandare un impulso, cioè un invio di informazioni, di dall'altra parte le preghiere funzionano così. Come andare a lui. Ma no, non so. E c'ha questo programma che questa è una delle funzioni che c'ha su, cioè per cui ne ha su altre che non sto neanche a ricordarmele, perché. Chiedo scusa se è già stato detto, perché magari ho spento il cervello, non mi capita. In alcuni momenti spengo. Il primo, dall'altro pratico del funzionamento, erano queste cuffiette che. Sì. Questo invece come avviene? Cioè è qualcosa che viene passato, sono delle mani, com'è? Sono degli elettrodi e fascette che si mettono sui polsi e sulle caviglie. Dai polsi. E poi un sensore che si mette sulla fronte. Gli elettrodi servono per continuamente misurare la variazione trivettoriale del sistema e il frontale serve a fare l'input e output. Comunque, perché non è possibile far vedere, ovviamente per una questione di privacy, di educazione, far vedere a un paziente cosa si può fare con il Metatron, cosa si può fare con l'uscita. Sicuramente si possono vedere delle cose interessantissime, e l'Antonella che ha visto tante volte che ecco, una persona che con lo scio sapeva lavorare benissimo perché aveva partecipato alla, non dico la creazione, però un Bill Nelson dell'Alessandro era in ottimi rapporti. E lui lo sapeva anche condire con tantissime cose, perché cioè, questa è la grossa diversità, per esempio tra lui e me, io taglio il cuccio in un attimo, e quindi per me, detto fatto, lui invece riusciva a condire una cosa con tanti aneddoti, stando lì a raccontare al paziente, stando a raccontargli una cosa e l'altra, che tante volte sul paziente questo fa anche la diversità. Come sul discorso dell'emotivo che si diceva prima. Sì. E comunque rimane che lo scio, come ha detto lui, è una macchina di difficile apprendimento, ha un apprendistato lungo. Io la prima volta che l'ho visto ho chiuso per fare legge. L'ho comprato per fare questa roba, cioè per la mia di possesso di queste robe, l'ho messo lì nel cassetto, poi mi è tornato utile e anche lì uno dice, c'è un collega che ha scritto un libro che io contesto sempre un po', che si chiama Benattia, perché lei lo conosce, Francesco Livero, che adesso sta passando ai Sorci Verdi perché è un Novax pazzesco, e quindi insomma sembra che gli abbiano un pochettino, sì, c'era su Rai 3, non solo che ho parlato di lui, una settimana fa, 10 giorni fa.
E lui dice, insomma, la malattia porta sempre qualche cosa di buono alle persone. Voglio dire quasi che la morte è positiva, insomma. Non sarei proprio così dell'avviso. E, infatti per, uno va. Sì. Però devo dire che l'esempio di positivo al fatto che io ho imparato questa macchina è perché ne ho avuto bisogno personalmente, per cui se non avessi avuto forse quel bisogno, considerato che vivo senza tempo, forse non l'avrei mai imparato. Sono contentissimo di averlo imparato perché e non si, penso che anche tu non li conosci tutti i programmi che ci sono. No. Penso che sia quasi impossibile. Ce ne sono alcuni che poi vengono nascosti volontariamente, quindi non li trovi immediatamente. Li trovi quando vai a cercarli. Sì. E lì vengono fuori storie. Lui diceva prima, viene evidenziato l'anno in cui è stato fatto, abbiamo subito un trauma. Ma noi all'opposto possiamo dire, adesso voglio andare nel 1983, 15 maggio del 18, a Roma, perché quella cosa che mi è successa quella volta voglio armonizzare. Ecco, quest'anno lo sapevo. La macchina del tempo. Sì. E, insomma, quando si entra in questo modello di lavoro probabilistico, quantistico, con l'entanglement, eccetera, se non abbiamo i piedi per terra rischiamo di andare a perduto. Sì, io la prima volta che ho sentito parlare di entanglement ho detto questa roba. Poi dopo sono andato a documentarmi, ho letto tanti libri e nella storia dei fisici del Novecento l'hanno scoperto poi loro l'entanglement. A tutt'oggi non si sa perché avvenga, sono riusciti solo a dimostrare che di fatto avviene, per cui e tante macchine tipo lo scio lavorano con questo principio e altre macchine altro fanno, lavorano per esempio lo Spocky tratta l'unghia, trattando l'unghia tratta noi, per cui ha dell'inverosimile anche dei sistemi che usiamo in odontoiatria che sono i nabi che funzionano con lo stesso principio, per cui il pallino di plastica caricato con frequenze che è attivato su un foglio di carta si ripercuote sul paziente. Ha dell'inverosimile. Per fortuna che chi è che ha inventato questo sistema l'ha certificato e quindi alla fine uno dice guarda, questo sistema è comunque certificato. Però è difficile spiegarlo al paziente. Per esempio il tema di cui dicevo prima, che ha usato Bill Manson, la funzione della geometria frattale per connettere il microcosmo con il macrocosmo è un problema discusso a livello scientifico. Se voi andate a leggere le scienze di circa un anno fa, c'è un articolo molto bello, anche abbastanza complicato, che discute di come si possano, quali siano i modelli che si possono usare per mettere in relazione le forze a livello molecolare, atomico, con ciò che noi vediamo a livello macroscopico, quindi cellule, tessuti, organi. Perché devono per forza andare d'accordo. La nostra base energetica e materiale è quella di atomi e molecole. Non li vediamo a questa dimensione, ma ci sono presenti. Anche se apparentemente in contrasto con le energie che non siamo in grado di misurare. Bill Nelson, dal suo punto di vista, ha dato una risposta a questa grande domanda. Non è stato seguito in questa strada, almeno che noi sappiamo. Però è importante sapere che è un terreno non da stregoneria, ma un terreno di scienza. Sì, ma quello che la gente pensa, infatti un giorno che usavo uno di questi sistemi in studio con una ragazza che era venuta lì, quelli che usiamo sopra nello studio odontoiatrico sono le patologie delle contratture del collo discendenti da problemi occlusali o simili. Per cui magari una paziente che è tutta contratta in questa zona qua dei trapezi, se è un soggetto in cui questa patologia non è cronicizzata da tantissimo tempo, per cui è possibile porgli il rimedio velocemente, attivando su un foglio di carta dove c'è la dentatura con nome e cognome del paziente con questi pallini, nel giro di mezz'ora il soggetto muove il collo, non ha più le contratture, per cui è una cosa quasi radionica.
radiometra, sì, è una cosa quasi incredibile da pensarci. E un giorno mi sono trovato l'ortodonzista che mi chiama, perché una ragazza era tutta contratta con la mamma e cose del genere, e qui abbiamo detto, va bene, attiviamo queste cose. Mi è andata in sala d'aspetto, abbiamo fatto, facciamo sempre, quando c'è il tempo, un'elettromiografia prima, gli attiviamo questo sistema, che poi è un pezzetto di carta con la dentatura, nome e cognome, un pallino grosso così, di plastica caricata, che fanno pagare 100 euro. Per cui c'è dietro il loro business... cioè, è l'informazione. L'informazione, esatto. Questa va fuori, torna dentro, la mamma... La ragazza non mi dice niente, la mamma mi dice, ma scusi, lei ha ipnotizzato mia figlia. Signora, ma c'era dentro anche lei come a loro, ha ipnotizzato anche lei. Perché veramente ha quasi dell'incredibile. Però queste cose funzionano tramite il principio del timing, che non si sa come avvenga, però avviene. Io quando l'ho scoperto, poi mi sono letto 3 libri, e la storia di come l'hanno scoperto risale proprio alla fisica di Einstein, di Bohr, di Schopenhauer, di tutti questi fisici nel Novecento, che anche tu conosci benissimo, che è anche bellissima da leggere, perché ho letto anche degli episodi romanzati di questi personaggi che hanno vissuto un periodo della storia più unico che raro. Io vorrei rivivere quel periodo di potenza, perché deve essere stato bellissimo vivere in quel periodo, gli anni 20, gli anni 30, non lo so, però deve essere stato... Poi si riunivano sempre al congresso di Solvay, che è quello che ha fatto il perdonato, e dove ci sono dei racconti che sono incredibili a leggere, e sono loro che hanno messo le basi, perché hanno capito che esisteva, non sapevano riprodurlo, in quanto poi sono riusciti a fare questi esperimenti, di cui quello più eclatante è quello del CERN di Ginevra, che i 2 elettroni con gli spin inversi, modificando lo spin di uno, si modificava lo spin dell'altro. D'altra parte, 2022, schedina nuova del 2022, cos'è che ha su? Il principio dell'entanglement e della sincronicità. Perché secondo me, per esempio, la sincronicità, è che, sapete cos'è la sincronicità? E la sincronicità è una cosa stranissima, l'ho scoperta anch'io da poco, per cui non è che vengo qua a fare il saputo, perché anch'io l'ho scoperta da poco e ne sono rimasto colpito, perché è proprio vero. Allora, ci sono eventi casuali che però per lei sono casuali, per lei non lo è, perché per lei dice qualcosa. E questo è un evento sincronico, perché certe persone, un evento casuale, per loro, che ne so, uno vede una targa di una macchina, che per me non dice niente, per lei gli ricorda un'altra cosa, ed era quello che si aspettava di vedere. Per cui dovremmo essere tutti attenti a quei fenomeni che avvengono e ci diciamo, ma come mai è successa sta roba? E ci sono gli eventi sincronici. La gente non è abituata a stare attenta a questi fenomeni. Ed è un peccato, perché poi ce ne sono tantissimi in questi fenomeni. Ma non siamo... Sì, tu pensi a quella persona, poi la vedi per strada. Sì, esatto. È proprio l'evento sincronico, che nessuno di noi è preparato a rendersi conto di quando questo avvenga. Mia sorella, per esempio, che lì mi ha detto che un giorno c'aveva davanti una macchina che aveva una targa particolare, che poi fuori di vedere, questa qua è come il mio marito, mi chiamava. Questo è un evento sincronico, perché era casuale solo e sincronico per lei, per me sarebbe stato assolutamente casuale, non mi diceva niente. E io spero che nel 2022 ci sia una coscienza un po' di tante persone che riescano magari a stare attenti un po' di più a quello che magari l'informazione universale vogliono farci sapere personalmente.
perché penso che a tutti sono cose che capitano, ma purtroppo non tutti riescono a esserne predisposti a capirli e a riceverli. Beh, anche queste piccole serate servono a migliorare il nostro stato di coscienza. Il nostro piccolo contributo l'abbiamo dato. Grazie. Grazie. È un mondo, eh? È un mondo.
Comunque guarda, quello lì. Non so se ti interessa meglio. Di questo invece Grazie.
Io ho
Grazie.
Certo,
per sentirci con lei. Questo ponte no. Non io domani vado